per parlarvi Dark and Tragic Story. Di una storia scura e tragica. You already understood? Avete già capito? That Europe. L'Europa is a monster. È un mostro. Contradicting all the rules. Che va contro a tutte le regole. Modern money, modern economy. Della teoria monetaria moderna e dell'economia moderna. So, the problem is, e quindi il problema è questo. Such an absurd system. Perché esiste un sistema così assurdo? I was told that in your country, mi è stato detto che nel vostro paese, come nel mio del resto, alcune persone pensano che se riusciamo a liberarci dell'euro, l'Italia o la Francia potrebbero ritornare ad essere equiparabili ad alcuni dei paesi più poveri dell'Africa, come lo Zimbabwe. Ma l'economia reale dell'Eurozona è già nello stesso stato dello Zimbabwe. Per esempio, vediamo alcuni dati sulla Francia. I francesi hanno inventato e imposto l'eurosistema molto molto tempo fa. In Francia il vero tasso di disoccupazione è di circa il 60% della popolazione attiva, quindi una cifra enorme. E quindi abbiamo un vero tasso di inflazione del 7 o l'8%. Perciò non abbiamo la piena occupazione e non abbiamo una stabilità dei prezzi. Questo significa che tutti i dati ufficiali europei sono menzogne. Comincerò la mia presentazione vera e propria con una citazione. Citazione del responsabile del Ministero delle Finanze francese. Fra l'altro appartiene all'ordine Santo dei Benedettini, è un monaco ed è anche il capo dell'Opus Dei francese, e la Commissione Europea, fra le altre cose, è ampiamente controllata come il governo francese dall'Opus Dei. Ho parlato con lui di questa questione, mi ha detto sì, l'economia francese è morta, ma non è abbastanza. Mi ha detto, professore, lei deve capire perché esiste il sistema europeo. Che cosa vogliamo? Vogliamo distruggere per sempre la gente. Vogliamo creare
una nuova tipologia di europeo, una nuova popolazione europea disponibile ad accettare la sofferenza, la povertà, una popolazione disposta ad accettare salari inferiori a quelli cinesi. E questo rappresenterà il centro del mio intervento. Il sistema dell'euro non è stato mai pianificato per portare ad una unione monetaria. Non è stato neanche pianificato come agenda neoliberista. L'economia neoliberista all'americana. Infatti questo è stato ed è ancora completamente ignorato dall'elite dominante europea. Basta pensare che anche per il leader del Partito Socialista Francese, il presidente Obama è un marxista. Quindi, che cos'è l'euro? È un nuovo ordine sociale totalitaristico che è stato programmato molto tempo fa, nel periodo fra le due guerre, e poi completato, per così dire, dal regime di François Mitterrand. In questo nuovo ordine non ci saranno più stati sovrani. Lo Stato deve svanire, o perlomeno lo Stato che trova radici nella democrazia, nel Parlamento, nella Repubblica. Nel nuovo ordine il potere deve essere interamente trasferito a coloro che lo meritano. E questo significa un'elite, una classe capitalista di tecnocrati ai quali piace il potere di controllo assoluto. Nella prima parte del mio intervento cercherò brevemente di spiegare la storia della pianificazione dell'Unione Monetaria Europea, che trova origine nel periodo fra le due guerre, nelle parti più razionarie e più conservatrici della classe dominante francese. Mi rifaccio anche a un filosofo italiano, Giulio Evola, che aveva accusato Mussolini di essere troppo morbido con la gente e che aveva accusato Adolf Hitler di essere troppo favorevole alla gente. Nella seconda parte del mio intervento cercherò di spiegarvi
che la cosiddetta crisi del debito sovrano è ovviamente un evento che non si è mai verificato nella storia. Ma una crisi di questa portata è stata attentamente pianificata dagli architetti del sistema europeo. Quel che avevano in mente era di privatizzare lo Stato. E dato che ritenevano che lo Stato, perlomeno lo Stato in cui esista una democrazia, tende a perdere comunque ricchezza, risulta ovvio che lo Stato si trova poi obbligato a prendere a prestito denaro, e quindi il debito dello Stato debba essere considerato come un debito a rischio, e pertanto lo Stato deve essere completamente assoggettato ai cosiddetti mercati dei bond. Ed è esattamente questo che sta succedendo adesso. Nell'ultima parte della mia presentazione cercherò di dimostrare che non esiste modo di risolvere questo problema e accomodare il sistema, perché come ordine sociale ha una sua logica, e coloro che controllano il sistema non accetteranno mai alcun tipo di cambiamento, soprattutto nessun tipo di intervento della Banca Centrale Europea, unicamente nel caso in cui tale intervento mirasse ad incrementare la ricchezza delle banche. Quindi l'unica possibilità di salvare la società europea è di liberarsi di questo sistema. Il settore privato, il settore capitalista in Europa è morto. Per citare anche Michael Hudson, i leader del settore capitalistico non sono più interessati all'economia reale. Sono percettori di rendite finanziarie, e quindi il capitalismo europeo sta morendo. La crescita in Francia già da 5-6 anni è al di sotto del 3-4% all'anno. Per quel che riguarda l'euro, come ho scritto, grazie all'invito della collega Stephanie Kelton molto tempo fa, ho capito
capito tante cose e ho scritto un articolo che parla proprio di una moneta falsa contro l'economia reale, che distrugge a tutti gli effetti l'economia reale. Però prima di tutto cerchiamo di spiegare brevemente quella che è l'origine di un sistema così assurdo. Ci sono due fasi nella pianificazione del sistema dell'euro. La prima è del periodo fra le due guerre e nel periodo che va dal 1940 al 43. E la seconda fase riguarda la realizzazione del sistema. Devo riconoscere opera in gran parte del lavoro di François Mitterrand. Cominciamo dalla metà degli anni 30, con persone come Schumann, Jean Monnet, Schumann scrisse che nel 1927 c'era bisogno di creare l'Europa come nuovo ordine radicato nella tradizione, salvare l'Europa dalla decadenza. Ma la decadenza per i pro-europeisti significa socialismo, rivoluzione, proteste, ebrei, i marxisti, il libero accesso alla sanità e all'istruzione, l'aborto, l'omosessualità, eccetera, eccetera. E altra cosa estremamente interessante, per i primi pro-europeisti, l'obiettivo era quello di creare un sistema completamente opposto rispetto alla società degli Stati Uniti che odiavano. E l'elite europea odiava la società dei consumi americana, fatta di centri commerciali, eccetera. Quindi odiavano più gli Stati Uniti con questo sistema che l'Unione Sovietica. E adesso la situazione è assolutamente la stessa.